Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Abbiamo deciso di stupirvi con una torta super estiva, la cheesecake ai frutti rossi. È freschissima, facile da preparare e contiene tanta buona frutta. Stupirà sicuramente i vostri cari con il suo bellissimo effetto wow. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in un mixer 200 g di biscotti Lotus e li frulliamo. Aggiungiamo 80 g di burro fuso e frulliamo per altri 10-15 secondi. Il composto dovrà avere questa consistenza. Prendiamo un foglio di Teflon o acetato che abbia la circonferenza di 18 cm. Noi non disponiamo di un pezzo di queste misure, quindi ne attacchiamo un altro con un po' di burro sul bordo. Poi, con un pezzo di Scottex unto con olio di semi di mais, ungiamo per 3 quarti della lunghezza il foglio. Un quarto dovrà rimanere scoperto per far aderire meglio la torta. Infine, ungiamo il bordo della carta con del burro, che servirà a chiudere il cerchio quando lo posizioneremo nell'anello. Iniziamo l'assemblaggio della torta. Prendiamo un piatto da portata dove appoggiamo un anello di 18 cm di diametro. Posizioniamo il foglio con la parte unta d'olio verso l'interno e la parte non unta verso il basso. Chiudiamo con la parte imburrata e, se necessario, togliamo il burro in eccesso. Aggiungiamo tutti i biscotti frullati, li sistemiamo per bene con una marisa e li livelliamo con un batticarne. Mettiamo in frigo per almeno 30 minuti. Nel frattempo mettiamo in una ciotola 10 g di gelatina in ammollo in acqua fredda per 10 minuti. Mentre la gelatina è in ammollo, in un'altra ciotola mettiamo 250 g di mascarpone, la scorza di un bel limone biologico e diamo una breve mescolata. Poi aggiungiamo i semi di vaniglia e 150 g di latte condensato. Chi volesse vedere il nostro video lo trova in descrizione. Mescoliamo per bene. Poi aggiungiamo 300 g di yogurt bianco non magro che amalgamiamo bene al composto. Poi mettiamo un attimo da parte, prendiamo un pentolino e ci aggiungiamo la gelatina con un po' d'acqua. Poi mettiamo a sciogliere. Una volta sciolta la aggiungiamo al composto e mescoliamo per bene con un frustino. Quando la crema sarà pronta la possiamo aggiungere sopra la base di biscotti. Livelliamo per bene con una marisa, poi muoviamo il piatto per sistemare la crema e mettiamo in frigo per almeno 4 ore o finché la crema sarà bella soda. Ora possiamo occuparci della gelatina, quindi mettiamo in ammollo 32 g di gelatina per 10 minuti in acqua molto fredda. In un pentolino versiamo 1 litro e 100 ml di acqua depurata, 150 g di zucchero semolato e 100 ml di succo di limone. Lo passiamo in un passino per eliminare eventuali residui. Diamo una breve mescolata e mettiamo sul fuoco. Lasciamo a scaldare solamente fin quando lo zucchero sarà sciolto. Poi aggiungiamo la gelatina in una ciotola molto più capiente e versiamo il nostro composto sopra la gelatina, passandolo in un passino per essere sicuri di non avere residui. Mescoliamo per bene e lasciamo raffreddare a temperatura ambiente. Ora aggiungiamo mezza goccia di colorante alimentare rosso e mescoliamo con cura fino ad ottenere un colore omogeneo. Più colorante non donerebbe alla torta lo stesso effetto visivo. Mettiamo un secondo da parte e prendiamo della bella frutta fresca. Qui abbiamo lamponi, ciliegie ferrovia e fragole. Queste le puliamo, tagliamo la parte verde e le tagliamo a metà. Mettiamo sulla carta ad asciugare e facciamo così con tutte le restanti. Le ciliegie le tagliamo a metà e togliamo il nocciolo. Mettiamo ad asciugare e continuiamo con le restanti.
Riprendiamo la torta dal frigo e aggiungiamo, come ci pare e piace, la frutta, formando uno strato consistente. A questo punto ci fermiamo e aggiungiamo della gelatina, avendo cura di andare su tutta la frutta. Ci fermiamo a circa 3 quarti dell'altezza della frutta, altrimenti rischiamo che galleggi. E mettiamo in frigo finché inizia a gelificare, cioè per circa 30-35 minuti. Passati i 30 minuti, tiriamo fuori la torta e creiamo un altro strato di frutta. Ci fermiamo di aggiungere gelatina prima che la frutta inizi a galleggiare. Rimettiamo in frigo per altri 30-35 minuti. Dopo mezz'ora copriamo la frutta di gelatina e ne aggiungiamo finché la finiamo. Scopriamo le bollicine formatesi con uno stuzzicadenti e mettiamo in frigo per una notte intera. Il giorno seguente tiriamo la torta fuori dal frigo, togliamo l'anello e la pellicola con molta calma. E voilà! Ecco la torta finita! Guarniamo con un po' di frutta fresca, nel nostro caso fragole, ciliegie e lamponi. Guardate che bellissima torta abbiamo creato! Ha un effetto visivo spettacolare! Ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso possiamo gustare insieme questa meravigliosa cheesecake. Cosa posso dirvi? È una torta buonissima! In bocca si sente un'esplosione di freschezza. La gelatina è molto buona di per sé, perché sembra proprio di mangiare un tè al limone solido. Poi ci sono tutti i frutti rossi, buonissimi, di cui le fragole e le ciliegie, un po' più dolci, si sposano alla perfezione con i lamponi, che donano un tocco di acidità. La crema è vellutata e deliziosa. Infine, adoro il gusto di caramello dato dai biscotti alla base. Insomma, è una torta fantastica, assolutamente da provare! Bene amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video.